questo, lasciatemi che lo dica, questo plebiscito attorno al candidato sindaco del Partito Democratico e del centro-sinistra vero, mi sembrava opportuno rasserenarvi subito che noi non siamo mai abituati a lasciare nulla a niente, abbiamo il rispetto dei voti, il rispetto della sensibilità, il rispetto della umanità. Voi ci avete dato un grande consenso, l'avete dato solo a noi, ci avete fatto carico di questa grande responsabilità di rappresentare un grande pezzo della città e dunque non solo noi saremo, ma io sarò in Consiglio Comunale. Sarò in Consiglio Comunale perché... Dicevo l'altra sera, ricordate un amico che è stato candidato alla provincia, mi diceva, gli ho fatto i complimenti perché ha avuto un buon risultato e lui mi ha detto ho fatto una testimonianza, io gli ho detto no, non è una testimonianza, tu non sei un prete, non sei un cristiano, noi facciamo un servizio, noi facciamo un servizio alla città e di fronte a questo consenso che se volete è commovente per chi lo riceve, abbiamo il dovere di stare, di rappresentare sempre la città e lo facciamo senza porci problemi, un posto vale l'altro, un posto vale l'altro, quindi vi rassicuriamo perché mi sono arrivati molti messaggi preoccupati perché si era sparsa la voce, io so chi l'aveva sparsa la voce, perché prima hanno fatto di tutto perché io non fossi candidato del centro-sinistra e perché rappresentavo un pericolo per l'assalto alla città che c'è stato. Poi il giorno dopo le elezioni hanno sparso la voce che non verrà perché si augurano che non ci vada. Adesso mi mandano i messaggi, se volete non ve li leggo, mi mandano i messaggi. Mi mandano i messaggi, c'è un messaggio che mi ha scritto che io sono un asceta, sono un eremita, sono una brava persona che vive sempre di grandi valori e allora cominciano a farmi delle leccate gigantesche perché pensano di tenermi buono. Qualche altro fa telefonare il cugino, a mio amico d'infanzia, la prendono da dietro perché ma hanno sbagliato, perché mi incazzo di più, perché mi faccio il giro nel grasso della loro ipocrisia e io sulla ipocrisia non sono disponibile, io sono una persona disponibile sulle lealtà, sulle verità, sulle autenticità, io sono abituato non solo per mestiere, per sentimento, ad aiutare chi soffre, ad aiutare chi ha bisogno. E allora vi assicuro che questo lo faccio, se la polizia è presente e mi aiuta a fare un comizio tranquillo, io la ringrazio, se la polizia interviene per farmi fare un comizio tranquillo, va bene, perché è vero che gli ubriachi aumentano ogni giorno di più, non solo di notte ma anche di sera. Allora, stavo dicendo, ma l'altra ragione, quella importante per cui ho chiesto a ieri